Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Nella seduta del 16 settembre l'Assemblea ha approvato il rendiconto del Consiglio regionale che chiude il 2013 con un avanzo di 17 milioni di euro da reinvestire in assestamento di bilancio. È poi iniziato l'esame del disegno di legge sul riordino delle agenzie territoriali per la casa, con il dibattito sull'articolato e gli emendamenti, per lo più presentati dai gruppi di opposizione. Silvana Cossato, Partito Democratico. Con questa legge le ATC si riducono a 3 in tutto il Piemonte, con un risparmio consistente da rivolgere alle manutenzioni del patrimonio, e soprattutto ci sarà un maggiore coinvolgimento dei sindaci che potranno partecipare alle assemblee di coordinamento in ogni ATC portando le esigenze reali del territorio. Massimo Berutti, Forza Italia. Noi ritenevamo che questa legge potesse in qualche modo prevedere una riorganizzazione più ampia e importante. Anche questa, rispetto alla precedente sul segretario, rispecchia solo ed esclusivamente un intervento mirato a una riorganizzazione della parte politica, quindi onestamente secondo me un passo falso che si poteva evitare. Si svolgerà domenica 28 settembre l'ottava edizione della giornata regionale del volontariato. La manifestazione sarà organizzata con un grande open day nelle sedi delle associazioni, con eventi e manifestazioni in tutto il Piemonte. Avviata la 34esima edizione del progetto di storia contemporanea indetta dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale in collaborazione con l'Ufficio Scolastico del Piemonte. Per le iscrizioni, gli studenti devono utilizzare l'apposito modulo scaricabile dal sito www.cr.piemonte.it/storia. Una delegazione di consiglieri regionali è salita sino al 35esimo piano del nuovo Palazzo Unico della Regione Piemonte per verificare l'avanzamento dei lavori del grattacielo progettato da Fuxas, che ospiterà la nuova sede. Tra loro il presidente del Consiglio regionale Mauro Laus e il vicepresidente della Giunta Aldo Reschigna. Con il primo dei 4 incontri dedicati ai musei d'impresa è cominciato alla Biblioteca della Regione Piemonte il ciclo degli appuntamenti dedicati ai prodotti dell'industria manifatturiera piemontese. Prossimo appuntamento il 24 settembre. Ingresso libero sino a esaurimento posti. Una regione per lo sviluppo è il titolo del video documentario sulla seconda legislatura realizzato dall'ufficio stampa del Consiglio regionale. Il video, consultabile sul sito crpiemonte.tv, ricostruisce gli episodi salienti dell'attività regionale dal 1975 al 1980, con interviste e testimonianze di alcuni protagonisti della scena politica dell'epoca. Ed è tutto dal Consiglio regionale, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.